Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Cosa avete votato nel sondaggio? Cosa avete votato? Il cheating. Quindi oggi parliamo del cheating. Che cos'è? Perché inserirlo? Perché non inserirlo? Perché in effetti non va inserito. Scusate, quindi ho spoilerato già tutto. Non è una tecnica di intensità, ok? Non è una cosa che dovete fare. È cheating, è barare. Quindi è una cosa che teoricamente dove lo applicate è una cosa che non si dovrebbe fare. Per cui, yes, parliamo di cheating. Partiamo subito col capire che cos'è questo cheating, inteso come tecnica di allenamento. Si tratta di tutti quei modi, forme in cui io esulo dalla forma dell'esercizio per riuscire a chiudere la ripetizione. Quindi l'esempio classico: sto facendo un curl bilanciere, non riuscirei a fare un'altra ripetizione, quindi dondolo, quindi utilizzo la flessa estensione dell'anca per riuscire a chiudere, quindi per creare un'inerzia, una forza di inerzia e chiudere la ripetizione. Stessa cosa, alzate laterali, non riuscirei a andare, sono arrivato a cedimento, non riesco a superare un certo tratto di ROM, quindi vado in avanti e mi butto indietro, di nuovo utilizzo la flessa estensione dell'anca per creare una forza inerzia e chiudere la ripetizione, o più ripetizioni inizio a far così. Quindi sostanzialmente ho il mio schema motorio all'inizio, durante o alla fine della mia serie, esulo dallo schema motorio per riuscire a chiudere più ripetizioni. Ripetizioni però, attenzione, intese come questo caso non come ripetizioni dello schema motorio dell'esercizio, ma come il portare il carico da A a B. Quindi la prima domanda che viene è: perché devo andare a cheatare? E l'idea di base è che riesco in questo modo a creare un effort in più, ossia, ok, le spalle sono andate, non ho più tanta energia a disposizione per fare l'alzata laterale, però ho ancora qualcosina, quindi non riesco a vincere e a chiudere una ripetizione, ma ancora un po' di energia. Quindi che cos'è che faccio? Utilizzo altri ristretti come se fossero degli spotter, quindi faccio una flesso estensione dell'anca come fosse uno spotter che mi aiuta. Vedete, lo spotter normalmente in un'alzata laterale quello che fa è che va dietro, aiuta a salire, fa anche lui un'alzata laterale e aiuta quindi a creare, a togliere tensione. L'inerzia fa sostanzialmente questo, quindi mi spotto da solo, il discorso sostanzialmente è questo. In questo modo riesco a sfibrare a dovere il distretto muscolare, quindi questa è l'idea, riesco a creare un effort maggiore, quindi aumentare l'effort, aumentare il grado di cedimento, l'intensità e quindi lo stimolo ipertrofico, che è assolutamente vero, è assolutamente vera come cosa. Però Ludo, se tu sei un fattore dell'effort, cioè tu che parli sempre di cedimento, di spremersi eccetera, e adesso ci dici che una tecnica ci permette di spremerci di più, di aumentare l'effort, di aumentare addirittura lo stimolo ipertrofico, perché l'hai detto, ti ho sentito, l'hai detto, perché non dobbiamo farlo a questo punto? Perché dici che non andrebbe fatta? E adesso ve lo spiego subito. Prima di spiegarvelo però vi chiedo una cosa: ci seguite qua su YouTube? Perché non sono sicuro che ci seguiate, non tutte le persone che guardano questi video ci seguono, quindi la cosa che vi invito sempre a fare è seguirci, mettere un like a questo video, commentare, condividere e darci una mano da questo punto di vista. È veramente un'azione minima che fate, che non vi costa nulla, ma a noi cambia veramente veramente tanto. Quindi se vi interessano questi video, se vi piace in generale tutto il progetto Rhino, supportateci in questa maniera semplice che potete fare così all'istante, l'avete fatto perché a quest'ora avreste già dovuto farlo, e dateci una mano da questo punto di vista. Detto questo, Ludovico ha detto che il cheating non andrebbe fatto, anzi vi dirò di più, Ludovico si è spinto ancora oltre. Nella nostra Academy su Rhino Nation, quella è il Bodybuilding Course 1.0, quindi il primo corso che abbiamo rilasciato su Rhino Nation, il quarto modulo è il modulo dedicato alle tecniche di intensità, e il cheating non compare, non è proprio considerato una tecnica di intensità, quindi no, siamo arrivati a questo punto, mi spingo a questo punto, quindi cerchiamo di capire perché. Allora, un discorso che ho già fatto spesso è quello di capire quello che è lo scopo del bodybuilding. Lo scopo del bodybuilding, quello che massimizza il risultato ipertrofico, non è soltanto lo stimolo che diamo, ma il rapporto che c'è tra lo stimolo e l'effettiva capacità di recupero del distretto. L'esempio classico che faccio: io posso anche stimolare 20, ma se la mia capacità di recupero è 10, mi adatterò soltanto di 10. Quindi il metodo di allenamento, lo stile di allenamento, l'allenamento più intelligente è quello che permette di massimizzare non lo stimolo, non ridurre il recupero, ma avere la risultante maggiore, quindi il rapporto stimolo-recupero quanto più alto possibile, che logicamente si ottiene idealmente con un aumento dello stimolo e una diminuzione del tempo di recupero necessario. Ora, cos'è che succede con il cheating? Io vado sì ad aumentare un filo lo stimolo che posso dare, ma aumentando questo stimolo io vado ad aumentare tantissimo la richiesta di recupero, perché quello che vado a fare è, quando arrivo verso il cedimento, in alcuni casi neanche senza raggiungere il cedimento, quindi arrivo verso il cedimento, arrivo a un punto in cui inizio a
prendere altri distretti, a esulare dal mio schema motorio e quindi creo tanto effort sistemico e poco effort specifico. Utilizziamo sempre l'esempio delle alzate laterali. Inizio a chiamare in gioco l'anca, inizio a chiamare in gioco il core, inizio a togliere tanta tensione sui deltoidi in una maniera che realmente non ha veramente senso. Quindi intervengono tanti distretti che si sobbarcano di lavoro, che dovrebbero stare assolutamente per cavoli loro. Aumento tanto la richiesta di recupero, aumento tanto l'effort anche sistemico, quindi l'impatto sistemico che vado a ricevere, e realmente lo stimolo ipertrofico in più sulle spalle che ricevo è poco, perché quello che succede è che con la forza di inerzia diminuisco tanto la tensione in loco, quindi è come se facessi uno stripping super mega esagerato. Per cui due scelte sempre nelle alzate laterali: la prima scelta è quella di fermarmi al cedimento tecnico, che ci sta; la seconda scelta, se voglio andare oltre il cedimento tecnico, posso ingegnarmi con tanti scopi differenti. Voglio diminuire il carico, invece di sfruttare l'inerzia poggio, utilizzo una coppia di manubri più leggeri e vado con quelli. Oppure in alternativa posso fare delle parziali in brasso, quindi lavorare su un tratto di ROM che da un punto di vista di resistance profile è più favorevole, quindi posso continuare a fare altre parziali. E ci sono tantissime tecniche che posso utilizzare, anche meglio utilizzare uno spotter piuttosto che utilizzare un cheating. Quindi questo vale per le alzate laterali, che è un esercizio in cui tutto sommato l'impatto non è così elevato, però riapplicandolo su un carbilanciere, riapplicandolo su un rematore, riapplicandolo su un T-bar, ecco che si parla in questo caso di esercizi in cui l'impatto è molto molto alto. Quindi questa è un po' l'idea di base che c'è dietro al non cittare. Anche il momentum che viene creato su un rematore manubrio singolo piuttosto un rematore bilanciere, anche in quel caso è un disperdere energie, quindi ridurre il numeratore, il nostro stimolo, e aumentare il denominatore, il recupero. Sì, perché se il cheating utilizzato alla fine della mia serie per strappare qualcosa in più aumenta un filo lo stimolo, il rematore utilizzato sin dall'inizio diminuisce lo stimolo che vado a dare in loco, perché sostanzialmente il mio carico lo disperdo tra tanti distretti, ma soprattutto lo disperdo in forza d'inerzia, quindi diminuisco la tensione concreta che ha il mio distretto in un certo tratto di ROM. Quindi sostanzialmente crea un'inerzia iniziale e poi la tensione è veramente bassa lungo tutto il ROM. Ok, quindi sostanzialmente se voglio creare più effort e più intensità ci sono tantissime tecniche molto più valide, che devono essere però inserite, attenzione, in maniera ragionata. Cioè le tecniche di intensità non devono essere un qualcosa in cui, preso dalla foga, quando faccio una serie inizio a sparare tutto quel che ho, inizio a inventarmi, a aggarparmi, a lanciarmi o quello che vi pare. Deve essere un qualcosa di studiato, perché ogni tecnica va a intervenire su uno stimolo specifico, andando a enfatizzarlo, andando a ampliare la rosa di stimoli. Insomma, tutto quanto viene spiegato nella nostra Academy su Rhino Nation. Quindi quando inserite tecniche di intensità, studiate all'Academy sostanzialmente, però fatelo con logica. Questa è la cosa importante, dovete pianificarlo e farlo con una logica, cioè volete ottenere esattamente quello che la tecnica vi permette di ottenere, quindi non aumentare l'intensità a caso. Per quello è il motivo per cui molti si lamentano: l'allenamento a cedimento ad alto effort non riesco a sopportarlo. Certo, fai le cose a caso, semplicemente spari tutto quello che puoi sparare, in questo caso non ha molto senso. Ok, detto questo, in realtà c'è anche un suggerimento che viene da altri tecnici sull'utilizzo del cheating in maniera intelligente. Il suggerimento è questo: prendiamo sempre esempio delle alzate laterali. Se io ho un resistance profile che ha un forte sticking point in alto, cioè l'alzata laterale è molto semplice qua in basso, diventa molto difficile qua in alto, dove da una parte ho più torque, quindi momento di forza, dall'altra parte il distretto, essendo accorciato, ha una minor capacità di esprimere tensione. Quindi il resistance profile è pessimo. In questo caso io, per appiattire il resistance profile, utilizzo il cheating, cioè vado a creare un momento di inerzia in cui qua, in un tratto in cui sono più vantaggioso, vado ad esplodere, quindi sfrutto il tratto di ROM favorevole per esplodere, creare inerzia, avere meno tensione nel tratto di ROM sfavorevole. Ok, questo è il concetto, ed è un concetto di cui in realtà avevamo parlato in un podcast con Marcello Del Fitto, che saluto. Ciao Marcello. In questo podcast però, attenzione, non si parlava tanto di cheating quanto di variazione di tempo. Ossia, io nel mio tratto iniziale dell'alzata laterale non voglio cheatare, io voglio semplicemente andare più veloce, cioè devo esclusivamente creare inerzia. Quindi vado veloce e quando arrivo qua questa inerzia va a diminuire tensione, quindi idealmente il resistance profile è un po' più piatto. Ora, personalmente è una cosa che comunque non amo, perché se faccio delle alzate laterali con manubrio voglio quel resistance profile. Se voglio un resistance profile piatto utilizzo un esercizio che lo abbia, quindi una cross laterals, alzate laterali al capo basso, eccetera eccetera. Per cui, detto questo, a meno che non abbiamo un dinamometro, possiamo essere veramente precisi, ci sono metodi più intelligenti. Se faccio un'alzata laterale con manubrio, di nuovo voglio quello specifico resistance profile. Poi
per diverse ragioni che approfondiremo, di cui abbiamo parlato nell'Academy, su Rhino Nation, eccetera. Soprattutto però il discorso è sempre questo, che non si parla di cheating. Perché? Perché io, se in questo tratto iniziale cito il movimento, quindi nel caso dell'alzate laterali faccio una flesso estensione, mi butto in avanti, dondolo, ok? Quindi mi butto di nuovo indietro, vado in estensione dell'anca, creo inerzia. Che cosa succede? Che io tolgo tensione in tutto il ROM. Cioè non sto parificando il resistance profile. Io ho una curva che ha un picco di tensione, io semplicemente questa curva la abbasso. Ok? Non la sto parificando, ma la sto abbassando. That's it. Perché? Perché creo inerzia iniziale, ma questa inerzia si applica sin da subito, perché sta intervenendo un altro distretto nel tratto iniziale del ROM. Quindi creo inerzia, scarico tensione, arrivo qua, a questo punto mi arriva la botta di nuovo perché devo tenere tensione, quindi nella negativa che cosa faccio? Nella negativa il resistance profile sarà comunque piatto perché riprendo tensione, a meno che non casco e lascio andare. E in questo caso sostanzialmente sto togliendo tanto della fase eccentrica, per cui, cioè, realmente che stiamo facendo? Che roba è? Non è neanche più un'alzata laterale. Quindi dire che le alzate laterali vanno sempre fatte in cheating o di utilizzare il cheating in maniera intelligente, non c'è realmente una maniera intelligente di utilizzare il cheating. È come quei mariti che dicono tradisco la moglie in maniera intelligente. Non c'è una maniera intelligente per tradire la moglie, sei un fottuto bastardo, questo è, cioè, fine. Non c'è un qualcosa di intelligente in tutto questo processo. Come anche quelli che dicono c'ho il cheat meal, come lo posso fare in maniera intelligente? Puoi farlo a ridosso dell'allenamento, dopo l'allenamento, ma se è un cheat meal, quindi è un pasto non previsto, non è un free meal, è un pasto proprio non previsto dal tuo piano. Tu c'hai il tuo free meal il sabato, il venerdì sera gli amici ti invitano, dicono ah, cazzo, voglio andare pure venerdì sera, devo cheatare, devo fare il mio cheat meal, come lo faccio intelligente? Mi faccio un'ora di bike prima di andare. Non è esattamente una cosa intelligente. Se vogliamo, la cosa più intelligente del fare un cheat meal è semplicemente uscire e vivere in maniera più distesa l'alimentazione. Comunque, senza entrare in altri ambiti, questo per dire che il concetto di cheating non è un concetto che può sposarsi con un concetto di intelligenza, cioè non c'è un modo per tradire e cheatare in maniera intelligente. Ok ragazzi, questo è tutto per questo video. Io vi invito a, di nuovo, mettere like, commentare eccetera, ma scrivermi qua sotto qualsiasi domanda, sarò ben lieto di rispondere, date il vostro punto di vista. Come detto, non sto dicendo che il cheating in generale non funziona, sto dicendo che ci sono metodi molto più intelligenti, anzi molto intelligenti, il cheating non è intelligente, per ottenere lo stesso stimolo senza impattare sul recupero, quindi avere un rapporto stimolo-recupero maggiore. Se siete dei neofiti, se avete appena iniziato, se non avete grandi carichi, se andate in palestra a cazzeggiare, quindi non state sempre sul filo del rasoio per quanto riguarda l'allenamento, come si sta quando ci si allena a un certo livello, non noterete alcuna differenza. Semplicemente queste sono cose che si notano quando si spinge il corpo al limite e si arriva a dover perfezionare tutto quanto. Quindi, chiarito questo, qualsiasi domanda qua sotto, sarò ben lieto di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video.